Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio, il mio progetto su YouTube per il raggiungimento della mia indipendenza finanziaria. Anche oggi partiamo con un investimento che andrò a fare che si apre questo pomeriggio, anzi, io registro domenica 11, ma il progetto comincia martedì, però io lo pubblico la mattina di martedì, per cui posso dire oggi pomeriggio. Un altro progetto di Cryptalia che va a investire su una nuova startup che si occupa di far sì che ci sia il power bank shareable, per cui il power bank per tutti. Ma spiego subito di cosa si tratta e perché ho deciso di investire anche in questo progetto, che tra l'altro questa volta non mi frega, perché l'ultimo progetto che ho pubblicizzato me la sono presa in quel posto, e non dico quale, perché ho pubblicizzato, poi sono arrivato, ho caricato e in 20 minuti era già stato tutto quanto finanziato, proprio perché era un progetto corto. Quello era 4 mesi, questo è a 6 mesi, per cui questo non mi frega, perché io dopo che registro sto video, carico i soldi e martedì investo. Però prima di iniziare a parlare di questo progetto, volevo parlare di un qualcosina che non è inerente al mio canale, ma che mi sta molto a cuore. Una delle cooperative che stanno giù nel Crotonese, provincia dalla quale provengo, e in particolare a Santa Severina, si chiama l'Ape Milionaria, è una cooperativa che si occupa di andare un po' a sviluppare il territorio con dei progetti per il territorio locale. È un'associazione cooperativa no profit, per cui visto che è stata impattata tantissimo dagli eventi del Covid e rischia di chiudere dopo 10 anni di attività, in cui in una regione, in una provincia povera come quella da cui provengo, è molto difficile uscirne, volevo dire che è stata aperta una pagina di crowdfunding su un particolare sito che vi faccio vedere adesso, che si chiama questo, la rete del dono. E per cui che è possibile fare delle donazioni. Le donazioni si chiuderanno fra 110 giorni e sui 5.000 euro che sono necessari, mentre passa il camion dei vigili del fuoco, 2.181 sono stati raccolti. Per cui sto cercando anche di intervistare il fondatore diciamo, di questa cooperativa proprio per raggiungere, diciamo, l'obiettivo il prima possibile, anzi, se possibile, di raggiungere diciamo, un risultato migliore dei 5.000 euro che stanno cercando. E per cui, oltre a investire in ambito economico, investiamo anche nel nostro territorio. Io ovviamente andrò anche a fare una donazione, non dico di quanto perché sennò sarebbe da sborone, non mi va. Però comunque, chi volesse partecipare, lascio il link qui sotto in descrizione con diciamo, il link della rete del dono dove si può andare a donare e anche la pagina Facebook. Dove si può andare a capire cosa fa la rete del dono, ma cosa fa soprattutto l'Ape Millenaria. Bene, detto questo, andiamo a parlare del progetto di oggi, che è quello di Mobi. Mobi è questa aziendina qui, che niente male, è un ottimo progetto, mi piace tantissimo perché ha a che fare con la tecnologia, io sono il nonnino tecnologico, 42 anni come sempre, mai più senza batteria, recita il sito di Mobi. E appunto, con questa app, che è scaricabile sia dall'App Store che dal Google Play Store, si possono trovare i vari riferimenti su dove andare a trovare questi power bank shareable, che sono appunto quelli messi giù da Mobi. Lo scopo è quello di avere delle vari station in cui caricare sia i telefonini, che i tablet, che i palmari, che anche le sigarette elettroniche, in completa autonomia, senza impazzire di doversi portare i vari cavetti, ma trovando appunto queste piccole aree in cui andare a inserire il proprio device. E possiamo vedere anche dal sito qui che, oltre alla bella signora, che diciamo, hanno un design molto interessante, molto bello. È una cosa nuova che in Europa è molto diffusa, per esempio qui in Irlanda è diffusissima. Io adesso non sono sia quasi 7 anni che non torno in Italia. E non so se ci sono anche da noi, però insomma è una cosa che è molto presente soprattutto nei locali, nei pub, anche in alcuni negozi, nei centri commerciali. E avere un'azienda italiana che fa questo, che potrebbe anche svilupparsi a livello europeo, è molto interessante. Per cui andiamo a vedere il progetto su Cryptalia. L'obiettivo è 60.000 euro, con un obiettivo minimo di 40.000 euro, un TAN al 9% e una durata di 6 mesi, per cui si parla di un 4,5%. Essendo la metà di un anno. Quindi Mobi, come dice anche qui la descrizione, è il primo servizio di power bank sharing che unisce un'alta tecnologia
è un design in un mondo moderno sempre più dinamico ed esigente, perché ovviamente tutti quanti abbiamo il nostro telefonino, lo utilizziamo senza soluzioni di continuità, ad libitum, sfumando, come si direbbe in ambito musicale, e ovviamente le batterie non sono eterne. Trovare questi power bank che sono, diciamo, condivisibili è una cosa molto interessante, ed essendo l'azienda italiana, ovviamente, come tutte gli investimenti che si possono fare attraverso Cryptalia, si aiutano le piccole aziende italiane a crescere, soprattutto in questo momento di forte difficoltà. Andiamo a vedere un attimino in più la descrizione, oggi non mi escono le parole. Allora, l'idea di business, come dicevo prima, ricarica qualsiasi tipo di device quando servi, in autonomia e piena libertà di movimento. La ficcate lì dentro e si carica. L'opportunità del mercato, Mobi nasce appunto per rispondere a questa nuova e significativa esigenza sul mercato, come dicevo prima, quindi nell'Anda sono molto presenti, in Italia non so, ovvero quello di rimanere sempre connessi e avere la propria apparecchiatura, il proprio device sempre carico, cosa che in questo periodo è parecchio difficile col fatto che uno si può andare a guardare tantissime cose su internet o su Netflix, ovviamente a un costo moderato perché in Italia soprattutto basta pagare un canone mensile e si ha magari una connessione dati illimitata. Il mercato di riferimento di Mobi è l'Europa, per cui l'azienda è attualmente a Milano e ha 200 installazioni in 200 diversi locali. Un'installazione a Cannes e una in corso con il lancio con un franchising a Pavia. Ovviamente poi l'azienda vuole espandersi a livello totalmente europeo. Il modello di business è un affitto per cui si dà in comodato l'uso della power bank alle persone con tariffe dai 30 centesimi per ogni 15 minuti di ricarica, considerando che la ricarica è 3 volte più veloce di quello che può essere il normale caricatore che ci viene dato assieme al nostro device, e con il costo di una ricarica completa di 90 centesimi, per cui diciamo sotto l'euro, anche se fosse un euro, in 15 minuti, diciamo che in 45 minuti circa si riesce a caricare completamente il proprio device, ma anche se uno non volesse caricarla tutta, quasi un terzo della carica in 15 minuti si riesce a fare con 30 centesimi, per cui diciamo un non nulla, soprattutto se magari nel frattempo si sta cenando fuori, si ha il telefonino scarico, si mette lì a caricare e in men che non si dica, è carico, e quando si esce si ha il proprio telefonino, il proprio tablet carichissimo. Qui sono alcune milestone dell'azienda: è stata fondata nel 2019, per cui un annetto fa, ed è entrata a settembre dell'anno scorso nel mercato, per cui nell'installazione di questi dispositivi. Già a gennaio aveva 100 locali partner e ad agosto aveva l'installazione di dispositivi a Cannes, dove ci sono i ricotti. Poi, nel settembre di quest'anno, sono arrivati a coprire 200 locali con il loro Mobi. La società, come dicevo prima, è nata nel 2019, ha forte potenzialità di crescita, dato il mercato che è in profonda crescita, è stato fondato da dei giovanissimi imprenditori, sono Junior, Francesco, Lorenzo, e ognuno di loro ha una propria gestione all'interno dell'azienda. Comunque, se andate a vedere, vi lascio poi la descrizione ovviamente di questo progetto nella descrizione del video. Tra l'altro, ricordo e faccio la marchetta perché io faccio le marchette su di me: c'è link affiliato in descrizione. Se non siete iscritti a Cryptalia e volete utilizzare la piattaforma, potete utilizzare il link affiliato qui sotto e avete la promozione di avere il rimborso delle tasse, quindi della ritenuta che dovrebbe essere fatta sulle tasse restituita. In più mi date anche la possibilità di guadagnare qualcosina a me di affiliazione. Comunque, al di là di questo, dovete credere nel progetto. Come dico sempre, non è che dovete andare a investire in tutti i progetti, ma se l'idea vi piace, se il business vi piace, se avete fiducia in quello che l'azienda sta facendo, andate pure a fare le vostre valutazioni personali, anche perché non vi sto consigliando di investire, sto semplicemente illustrando un progetto in cui io andrò a investire. Dunque, il piano industriale è basato solo sulla città di Milano, ma ambisce a fatturare almeno 300.000 euro a fine del 2021, e il progetto è in collaborazione con la Tacoma. Ovviamente parlavamo del trend, in Italia questa offerta è priva, per cui c'è una forte potenzialità di crescita. In UK la prima startup ha avuto un fondo di investimento da 1,5 milioni di euro, in Italia si sa che sono tutti un po' come i Tyrannosaurus Rex. In Irlanda, come dicevo prima, è presente. In Asia il fatturato di questo settore è di 1 miliardo e 2 di dollari annui, per cui è sicuramente un settore che ha forti potenziali di crescita, e secondo me vale la pena metterci il nasino, che poi il mio non è proprio un nasino, è una proboscide,
però all'interno e capire un po' come potrebbe essere il potenziale, anche perché non credo che dopo l'ingresso di Mobi nel mercato ci sia solo Mobi e ci sarà solo Mobi. Per cui, se è un mercato in forte e in potenziale crescita, si potrebbero valutare ulteriori implementazioni sia da parte di Cryptalia nei loro progetti, ma ovviamente anche di futura crescita di Mobi stessa. Bene, se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo per favore la cortesia di lasciare un pollice in su. E se sei nuovo da queste parti, di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!